Quest'oggi è per un certo numero di puntate, senza bavaglio, si occuperà di un fenomeno particolare, delle aste immobiliari, un fenomeno strano, quantomeno, che si sta verificando in quel di Taranto. Cercherò di rendere la materia il più fluida possibile affinché chi non è un addetto ai lavori, chi non è un tecnico, possa comprendere, ma sicuramente lo comprenderanno avendolo patito sulle proprie spalle coloro i quali sono diventati tristemente vittime di questo fenomeno. Allora, sapete benissimo cosa è un'asta immobiliare, quindi il bene viene aggredito e viene appunto posto all'asta. Quindi nel momento in cui vi è una situazione del genere, in cui vi è un creditore e vi è un debitore, il debitore è insolvente e nel momento in cui perdura questo stato di insolvenza, per così dire, a mali estremi, estremi rimedi, si arriva alla vendita, appunto, all'asta del bene. La situazione diventa davvero drammatica nel momento in cui ad essere aggredito è il bene casa. Sapete tutti con quanti sacrifici una famiglia, un soggetto, un padre di famiglia, tanto più se è monoreddito, fa sforzi immani per poter acquistare, per poter costruire un appartamento. La nostra Costituzione sancisce anche il diritto alla casa. Immaginate cosa succede quando per una situazione di insolvenza questo bene casa viene aggredito e viene appunto messo all'asta. È una situazione davvero drammatica, parliamo a livello nazionale, consideriamo che tra il 2012 ed il 2015 si sono verificati ben 628 suicidi. Si parla di suicidi per tante ragioni, per ragioni di amore, per ragioni varie, anche problematiche psichiatriche, ma non va sottaciuto questa causa di morte per suicidio, qual è appunto la reazione, certamente inconsulta, ma figlia della disperazione, di chi, vedendo aggredito il frutto del proprio sacrificio, viene appunto spogliato di questo bene, che è il bene casa. Ma andiamo subito in medias res, perché quando consideriamo il bene casa, nello specifico, viene messo all'asta e già per quel che riguarda la realtà di Taranto si sono verificati, stando alle denunce, a quello che noi abbiamo appunto raccolto, si sono verificate delle vendite, delle messe all'asta, per le quali appunto è stato praticato un prezzo cosiddetto vile, un prezzo bassissimo, sproporzionato, scriteriato, che ovviamente favorisce, sembra quasi un abito su misura per, come dire, favorire i cosiddetti avvoltoi. E noi abbiamo assistito a situazioni stranissime per le quali evidentemente le regole, i limiti posti dalla legge non sono stati rispettati, perché il prezzo di vendita in taluni casi, in parecchi casi, era inferiore al limite della metà, cosa non possibile, e inoltre altro aspetto davvero inquietante è che più volte, oltre il numero consentito dalla normativa, il bene appunto è stato messo all'asta. Quindi praticamente si sono verificate queste due, chiamiamole anomalie, che sono violazione di legge, perché tu non puoi andare al di sotto della metà del valore e perché non possono essere esperiti tentativi di vendita oltre il numero consentito
dal decreto legge. E quindi già ci sono queste due caratteristiche. Ovviamente il prezzo cosiddetto vile, il prezzo bassissimo che non corrisponde al giusto valore del bene, diventa una beffa. Diventa una beffa per il debitore che si vede spogliato di un bene che viene valutato 4 soldi, ma questo comporta anche un danno al, per così dire, allo stesso ceppo creditorio, con il rischio attuale, concreto, di vendere le case e non soddisfare neppure le ragioni dei creditori. Quindi ci sono state tutta una serie di situazioni, c'è una casistica precisa di casi con nomi e cognomi, persone che hanno sollevato questo problema. Motivo per il quale un gruppo di parlamentari dei 5 Stelle, nel Movimento 5 Stelle, hanno mosso i loro passi in sede parlamentare, e quindi c'è un atto di sindacato ispettivo, il numero 406370. Però poi, come vedremo cammin facendo, c'è stato questo impegno iniziale dei 5 Stelle che però non ha avuto una sua non ha avuto passi successivi, è morto lì. Sollevato il problema, bisognava certamente porlo come è stato fatto, ma anche andarci a fondo, cercare di dirimere quei dubbi davvero inquietanti che sto ponendo all'attenzione. Io li pongo in maniera dubitativa, però mi domando, per esempio, sul prezzo vile, perché in tante circostanze si è superato il numero delle volte, il numero dei tentativi, sono stati esperiti tentativi di vendita oltre il consentito dalla legge, e perché si è praticato questo prezzo vile che ha svilito il valore del bene. Perché? Boh, chi lo sa. Sapete che in una procedura esistono i curatori, esistono i custodi ed esistono gli ausiliari della vendita. E qui, sempre con riferimento alla situazione di Taranto, noi assistiamo a delle stranezze, chiamiamole così. Uno, prima stranezza, è il fatto che noi abbiamo praticamente due grossi studi, grossi, di peso, dentro i quali appunto o l'uno o l'altro fanno parte, dell'uno o dell'altro, fanno parte la maggior parte dei curatori e o custodi e o ausiliari della vendita. Quindi in buona sostanza c'è una situazione di monopolio, anzi di duopolio dovremmo dire. Per cui se non è lo studio A è lo studio B, se non è lo studio B è lo studio A. Come dire, se non è zuppa è pan bagnato. Siamo sempre A o B, un duopolio, quando invece sarebbe stato molto più logico e trasparente il pluralismo, la pluralità di studi. È una cosa, un dato di fatto rispetto al quale una persona si pone degli interrogativi, no? Così, quindi una rotazione di incarichi sarebbe stata auspicabile. Dunque, vi ho rappresentato questa situazione di duopolio e al riguardo due parlamentari ionici, uno di centrodestra e l'altro di centrosinistra, sono intervenuti facendo anche leva sul bagaglio giuridico, appunto legale, delle loro competenze, tacciando così di illazioni quanto sollevato circa questa situazione di duopolio e di altre situazioni che affronteremo nelle prossime puntate.
Valuteremo, noi non abbiamo interesse a dare la croce addosso a nessuno, però pretendiamo la chiarezza. E in quest'ottica vi preannuncio che già dalla prossima puntata parleremo di situazioni quantomeno dubbie, quantomeno che riguardano situazioni di incompatibilità relative ai curatori, ai custodi e agli ausiliari della vendita. Alla prossima con Senza Bavaglio, con un oggetto, con l'oggetto critico, bollente, incandescente di cui ci stiamo occupando, qual è il fenomeno delle aste immobiliari. Buon proseguimento con la nostra programmazione. Senza Bavaglio, informazione libera, sempre.